Apriamo gli X-File. No, ma questa volta parliamo non del telefilm. No, gli X-Files veri. Sì, perché la CIA ha pubblicato i suoi X-Files concedendo a tutti, quelli che capiscono l'inglese, di guardare alle indagini sugli UFO e gli alieni fra gli anni 40 e gli anni 50. Tra l'altro c'è una frase sul sito della CIA, guardate i nostri X-Files, abbiamo deciso di mettere in evidenza alcuni documenti che sia gli scettici sia coloro che credono negli UFO troveranno interessanti, e lo afferma direttamente sul proprio sito e poi li ha divisi in due tipologie, i file Mulder e i file Scully. Cioè i file, che burloni quelli della CIA. Davvero. Diciamo che quelli che l'agente Mulder, che è quello che crede negli alieni, userebbe per persuadere gli altri sull'esistenza appunto degli alieni, sì. E quelli invece dell'agente Scully, che invece potrebbero essere oggetto di una spiegazione più scientifica. Ma io mi dico, ma non c'è della rivalità tra la CIA e l'FBI? Qua la CIA, sì, che cerca di appropriarsi di agenti dell'FBI, mi sembra un po'... Sì, che ci faranno un serial televisivo, uno spin-off di X-Files. Però qua sull'ANSA di oggi vengono anche citati alcuni di questi file segreti. Ad esempio, in quelli attribuiti all'agente Mulder, ce n'è uno del 1952, quando un oggetto simile a una grande padella volante atterrato in Germania. Una grande ceramica. Padella volante? Sì, sì, col fondo... Non so se quelle d'ospedale o le... Però la era CIA... Cannavacciuolo che la, che la lanciava verso qualcuno che aveva sbagliato un piatto a MasterChef. La CIA cita un testimone oculare, e lo cita la CIA. Sì. Cita la CIA. Cita la CIA. Anche tu, cita la CIA anche tu. Slash, cita la CIA. Una volta avvicinatosi al luogo dell'atterraggio dell'oggetto, quest'uomo avrebbe visto due uomini con indosso una tuta metallica brillante. Metallica. I due si sono chinati verso il testimone oculare non per poi metallica. Tornare no, alla grande metallica. Padella volante e spuntare il volo. Ma questa è la trama di Breaking Bad. L'oggetto, i due con la tuta, riferisce il testimone alla CIA, ha iniziato a sollevarsi lentamente da terra e a ruotare. E il testimone ha sottolineato che anche se inizialmente pensava di sognare, poi avvicinandosi al terreno ha visto l'impronta circolare dell'oggetto volante. Fra i file anche documenti, pareri della commissione scientifica sugli UFO, gli avvistamenti nel 52. C'è Giacobbo anche, c'è Giacobbo. Esatto, esatto. Luce riflessa da cristalli di ghiaccio, raggi di luce, tante cose sospette. Tante cose molto, sospette. Molto sospette. Mamma mia, che brivido! Ma chissà, quando è nata la Merkel? Non lo per so, sapere perché se tu pensi al che... 52, magari questo... oggetto che è arrivato, che è atterrato in Germania. Dici? Questa padella volante. Ma tipo come Superman che viene da Krypton. Esatto. Dentro è nata nel 54 la Merkel. Ci siamo, quasi. Ragazzi, no. Abbiamo scoperto delle io sento già i passi di quelli dell'FBI che stanno arrivando. Sì. Sì. Scusa, abbiamo voi scoperto. State ridendo però di questa cosa. No. Non si ride degli no, UFO. No, non si ride degli no, UFO. Ci sono ci sono delle se volete io vi posso elencare alcune linee guida. Sono le linee guida? Sì, certo. Tanto il grande Matteo Munaretto, detto anche DJ della Barafonda, non ha usato non ha usato la sigla originale di X-File, ma la versione di DJ Dado degli anni 90. giusto. Pensi, ma no, scusa. Ci sono delle linee guida per indagare sui dischi volanti. Sui dischi volanti. Ma in generale sulle cose un po' così aliene. Dai, ok, questo è il tutorial di oggi. Sono solo è un decalogo. Ok. Beh, ok. Vado. Quindi come indagare sui dischi volanti? In effetti questa base di è orribile. Adesso comincia anche però a cantare. Puoi Adam cadmonizzarti un po' nel sì, mettiti la mascherina lì. Muovi molto le mani. Ah, capelli sì, lunghi. Ah, è vero. No, però dopo mi distrago, non riesco a seguire bene. Sei tu il ghostwriter tanto di Adam Cadmon. Sì. Questa è Robert Miles questa, Children. Allora, punto 1. Vai. Stabiliamo un gruppo che indaghi e valuti gli avvistamenti. Sì. Beh, quindi Andrea, circondati di persone. Uno può fare da solo. No, ma io due le ho trovate. Due, benissimo. Ok, va bene. Decidere quali sono gli obiettivi dell'indagine. Beh, trovare dischi volanti, credo. Oppure se l'hai trovato. Ma non è il tutorial per trovare i dischi volanti. Sì, no, è per indagare sui dischi volanti, non per trovarli. Cioè, se tu lo trovi al bagnino Gastone, trovi un disco volante, lo porti a casa con la macchina, il bagagliaio. Sì. Poi magari è perché ci hanno fatto il paganello il giorno prima. E devi decidere qual è l'obiettivo della mia indagine. Cosa voglio trovare? Certo. Perché? Dischi volanti. Dischi volanti. Terzo punto. Consultare degli esperti. E qui chi vai? Chi trovi? Vai da Giacobbo, davvero? Allora, secondo me bisogna distinguere se ci vuoi credere o non ci vuoi credere. È inutile che chiami quel del CICAP.
sì, che ti smentiscono ogni cosa, no? Chiama invece quelli, non so, i ghost, come si chiamano quelli? I Ghost Hunters. Ghost Hunters. Quegli amici di Adam Cadmon. Sì, sì, è vero, è vero. Quelli che vanno in giro a cercare, sì, i fantasmi. Magari sì, loro, sì. Punto 4? Ma scusa, 4. La mail del Ghost Hunter è info@ghosthunter.it. Come fanno a contattare? È un mistero. Tu scrivi come... Ghost Hunter, gli arriverà. Ah, come, okay, può essere credibile con questa musica? Si è persa l'atmosfera. È vero, hai ragione. Trova una base, sì, sì, consona. Sì. Andava bene questa finché non hanno cominciato a fare tunza, un, insomma, solo, scusate, ah, ma se vuoi essere credibile, sì, ho capito, cioè, abbiamo il modem a 56k che è lento, va bene, no, è che tu contemporaneamente stai comprando velocità, le rotelle per l'Arduino su eBay, forza. Oh, va bene, ok, va avanti, okay, avanti, vai. Quindi abbiamo stabilito il gruppo? Sì. Abbiamo deciso quali sono gli obiettivi? Sì. Trovare gli, abbiamo consultato gli esperti? Sì, info@ghosthunter.it. Benissimo. Creare un sistema di gestione dei resoconti per organizzare i casi che arrivano. Un sistema di gestione. Ci vuole un database. Bravo, bravo. Access, organizzare. Facciamo. Quindi bisogna chiamare un esperto. Un esperto di database. Però costa. Eliminare i falsi positivi. E come faccio a sapere qual è il falso positivo? Ah beh, cioè nel senso che io trovo una padella, non è un disco volante, ma è veramente una, bravo, padella. Bravo, quello, bravo, è un falso positivo. Positivo. Eliminiamolo. Ok. Sviluppiamo metodi per identificare gli aerei comuni o altri fenomeni aerei spesso scambiati per UFO. Quindi se il vicino di casa compra un drone, se il vicino di casa compra un drone e ci vola sopra il giardino, quello non è un UFO. No, dobbiamo capire che è il drone che ha comprato il vicino di casa. Beh, si vede quello, lo vedi, però, tanto sarà lì che lo muove. C'è uno che lo muove. No? Se fate polemica. Vabbè, no, non è che polemica, per capire. Per capire. Poi, vabbè. Andiamo al punto 7, esaminare la documentazione dei testimoni. Sì. Ma chi la raccoglie? E i testimoni. Mulder e Scully. No, no, voi, noi, a noi dobbiamo, il nostro raccogliere, team di ricerca. Ma okay, abbiamo un nome? Pensateci. Pensiamoci. Poi, faccio effettuare esperimenti controllati. Bravo. Esperimenti controllati. Scusa, ripeti? Effettuare esperimenti controllati. Quindi ricreare in laboratorio situazioni di dischi volanti. Non so, analizziamo anche i materiali di costruzione. Okay. L'hanno comprato al Bricofer? O viene da entità aliene? O al Brico Io. Ma... Bravo. E se al Brico Io vendono delle cose che arrivano da entità aliene? Ma non lo so, guarda, no, può anche darsi. È probabile. Può anche darsi. Dopo questo è un falso positivo, è però. È vero, è vero. A raccogliere ed esaminare i reperti fisici e forensi. Ci vuole Ellie McBeal, però, fa questo lavoro. E ultimo punto. Ultimo. Importante. Disincentivare sarà le segnalazioni fasulle. Beh, come fai? Però... Dici, guarda, che se mi dici una bugia, lo dico alla maestra. Lo dico alla maestra e allora non te le dicono più. Ok, va bene. Okay. Basta, grazie, quindi, per questo decalogo, grazie mille. Come indagare su un disco volante. Bene, perfetto. Bene, quindi faccio cose e vedo UFO. Sì, vedo oggi UFO. Sì, oggi sì. Oggi sì. E forse anche il nostro appuntamento con la cucina tra poco sarà a tema. Forse, addirittura, entità aliene. Dischi volanti nei forni. Se vuoi rimanere. O padelle volanti. O padelle volanti nei forni. Grazie. Tanto ultimamente a Rimini nei forni si trovano tante cose. È probabile che entro 10 anni, 15 anni Andrea diventi il numero uno a livello nazionale. Beh, grazie al numero uno, il nostro Andrea, per queste importanti. Ci vediamo presto. Vado a stilare il decalogo. Vada pure.